Andiamo a vedere insieme i materiali che ci occorreranno per realizzare l'allegato 3. Allora, fotocopia dell'allegato, colla, forbici, tappetino con punto e ruolo, ferma campione e colori. Prima cosa andate a colorare le bottiglie. Le bottiglie vanno colorate in base ai tipi di olio che prenderete in considerazione voi, quindi sull'etichetta andrà riportato ciò che avete studiato e visto e il colore della bottiglia o l'interno del colore della bottiglia dovrà essere fatto in base a quello che avete visto. Quindi cominciate colorando e scrivendo le etichette e poi potrete ritagliare. Una volta colorate tutte le bottiglie, andate a ritagliare le bottiglie e il contorno della bustina. Una volta ritagliati tutti i pezzi, andiamo a preparare la bustina piegando le linee tratteggiate. Una volta piegate tutte le linee tratteggiate, andiamo a mettere la colla sulla linguetta. E a incollare le linguette sul retro della bustina. A questo punto andiamo a forare con il punteruolo in prossimità del contrassegno. Andiamo a forare tutte le nostre bottiglie. Che poi andremo a infilare una ad una nel nostro fermacampione. Man mano che inseriamo il fermacampione, assicuriamoci che il buco, il foro, sia bene aperto. In questo modo, facendolo una alla volta, non è per niente faticoso. Una volta che vi sarete assicurati che il fermacampione gira bene, potete fissare aprendo il retro. Una volta completato il nostro template, andremo a incollarlo all'interno della cartelletta. Quindi andiamo a mettere sul retro della bustina la colla. Andremo a incollarla sul rettangolo di riferimento. Con la matita andremo a riportare il titolo sulla bustina, l'olio, che poi andremo a ripassare con un pennarello. Infine andremo a inserire le nostre bottiglie all'interno della bustina.